Festeggiare 95 anni presentando l'ultimo libro scritto non è una cosa da tutti i giorni. L'ha fatto Lidia Menapace, all'anagrafe Lidia Brisca, classe 1924, già partigiana, nel dopoguerra attiva in diversi movimenti cattolici. Nel 1952 si trasferì in Alto Adige. Sono contenta, mi piace vivere, quindi aggiungere anni è una buona abitudine che spero di mantenere ancora. È stata insieme a Waltraud Gebert-Degg la prima donna eletta nel Consiglio Provinciale nel 1964 e la prima donna ad entrare in giunta. Ma devo dire che sono contenta di essere riuscita a entrare in giunta provinciale, che nella giunta provinciale di Bolzano mi sono trovata molto bene. E io ho avuto una buona relazione anche umana con Magnago, per esempio. Voce storica del femminismo e del pacifismo, nella sala comunale di Vicolo Gumera Bolzano ha illustrato il suo volume, Che fare punto. Aspettate prima, perché poi dovete fischiare. Come fate? Questo libro, Che fare punto, copia un famoso libro di Lenin che è Che fare punto interrogativo. Io non sono leninista, anche se riconosco che Lenin è stato un grande rivoluzionario, eccetera, eccetera, questo lo sanno tutti, ma preferisco non dire che fare come se fosse un interrogativo, ma io so già tutto e vi spiego cosa fare. No, io invece sono d'opinione che in questo momento c'è una grande crisi dell'intelligenza, della comprensione. Insomma, io che di solito ascoltavo dibattiti a non finire senza nemmeno sentirmi stanca, mi annoio. Quando in televisione seguo i programmi cosiddetti culturali, mi annoio. Ma come mai mi annoio? Evidentemente c'è stato un degrado, un calo. E allora mi domando perché questo è successo, come è successo. E quindi non vi dico, adesso vi spiego cosa fare, perché questo non lo so, ma vi spiego che, vi dico quali sono le mie opinioni in proposito. Impegnata in politica, Lidia Menapace nel periodo che va dal 2006 al 2008 è stata senatrice per Rifondazione Comunista. Una lunga storia, fatta di tanti passaggi importanti tra incarichi istituzionali e non, molti ricoperti in associazioni. Che fare punto si sofferma sul diffuso degrado culturale della pratica politico-sociale che si sta vivendo. Una situazione di continua confusione, indifferenza, rassegnazione e sofferenza, fattori che rappresentano un pericolo. Mi interessa molto parlare di opinioni. Come si sa, l'opinione non è la verità. Però se è un'opinione sulla quale hai riflettuto, è comunque una cosa seria da prendere in considerazione. E allora Che fare punto è la raccolta delle mie riflessioni, delle mie opinioni, che non sono la verità, non devono essere insegnate a nessuno, ma come hanno suscitato la mia curiosità possono anche suscitare quella altrui. E questo mi sembra una cosa utile.